Gentili telespettatori, un cordiale saluto dall'avatar di Nando Martellini che vi parla per quest'ultima giornata del campionato 1972-73. Un campionato veramente incerto fino all'ultimo minuto, con una classifica che vede tre squadre in lizza per lo scudetto. Ognuna ovviamente tiene intatte le proprie speranze, ma diciamo che quella più avvantaggiata è il Milan di Nereo Rocco, che ha 44 punti e deve giocare l'ultima in casa del Verona. Poi a seguire Juventus e Lazio con 43 punti, Juventus che affronterà la Roma e la Lazio che affronterà il Napoli. Dunque tre partite, le scandiremo in tre giorni. Questa sera, oggi, trasmettiamo Napoli-Lazio, domani trasmetteremo Roma-Juventus all'Olimpico e lunedì trasmetteremo la partita Milan-Verona, dopodiché lunedì sera la domenica sportiva. Dunque tre giorni veramente importanti qui sulla pagina Facebook PES Graffiti, tre giorni veramente da seguire, perché riproporremo il fine di quel campionato incredibile che nella realtà vide la vittoria della Juventus grazie all'incredibile sconfitta che il Milan patì a Verona per 5-3, mentre la Lazio perse allo stadio San Paolo di Napoli per 1-0. Dunque, allora cedo la linea a Bruno Pizzul che dal San Paolo ci racconterà le vicende di questo Napoli-Lazio big match per lo scudetto. Bene, allora a te la linea, caro Bruno. Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Bruno Pizzola che vi parla dallo stadio San Paolo di Napoli per questa partitissima, una partita che vale una stagione per la formazione di Tommaso Maestrelli. Come ha detto Nando Martellini, un anno fa era in Serie B e adesso si trova a 90 minuti dal termine di questa stagione a combattere per il titolo. Dunque Lazio al secondo posto con 43 punti, in testa c'è il Milan con 44 punti, virtualmente a 90 dalla fine campione d'Italia, ma deve prima passare l'ostacolo Verona partiti. Dunque il Napoli che ha cominciato la partita manovra con questo lancio di Pogliana verso Mariani, fermato, quindi Lazio che conquista il suo primo pallone. Frustalupi, da questi Ananni, Chinaglia, avanza Chinaglia attaccato dai difensori del Napoli, il tocco per Garlaschelli, il cross intercettato da Totonno Giuliano, il capitano tocca per Panzanato, fermato Panzanato, recuperano i giocatori della Lazio, Frustalupi, il tiro di Frustalupi, la parata di Carmignani, non difficile, Bruscolotti, palla verso Canè, Oddi, Garlaschelli, cambia tutto verso Martini, ottimo il suo stop e poi tocca il pallone centralmente verso Frustalupi, Nanni, fermato Nanni, interventi abbastanza ruvidi, Rececconi, Martini, il cross di Martini per Chinaglia, la parata di Carmignani, Pogliana, da questi a Giuliano, ancora Pogliana, opera un lancio verso Canè che riesce a girare di testa per Mariani, attenzione Mariani, punta l'area, Mariani viene rimontato e quindi fermato dai difensori laziali, Oddi, Nanni, Oddi, Wilson, avanza il capitano, Martini ancora, buona la prestazione di Martini sin qui, nuovamente per Wilson, Nanni, Frustalupi, Chinaglia, il tiro di Chinaglia, la deviazione, dunque ci sarà calcio d'angolo. Rivediamo il tiro di Chinaglia, replay, dal limite, il destro e la palla che viene deviata in calcio d'angolo, se la prende Giorgio Chinaglia. Lazio che è stata fatta oggetto al suo arrivo al San Paolo da una sassaiola, il pullman della Lazio e l'autista ferito in modo lieve, però insomma è pur sempre qualcosa che non va assolutamente bene. Attenzione Rececconi dal limite, Giuliano, Mariani,
parte, ovviamente non si tratta di tifosi ma di facinorosi che nulla hanno a che vedere con lo sportivissimo pubblico napoletano, società che subito ha condannato questo gesto. Rececconi, Malservisi, Bruscolotti, Canè, Giuliano, l'appoggio per Esposito, il centrocampista per Mariani, da questi ha provato il lancio per il passaggio per Canè che è stato intercettato. Damiani, Bruscolotti, Rececconi a disturbare il difensore napoletano, poi il tocco per Damiani che prova a passare centralmente, riesce a evitare l'intervento di un difensore laziale, Bruscolotti, Martini a disturbarlo, lotta tra terzini, il cross di Bruscolotti per Canè che non è arrivato a colpire di testa, poi Manservisi, molto mobile Manservisi oggi, Rececconi a Martini, il passaggio per Chinaglia, poi Vavassori ferma tutto, il lancio per Canè, il brasiliano appoggia all'indietro, ancora per Vavassori che opera un lancio dalla parte opposta per Totonno Giuliano. Il capitano appoggia su Pogliana, questi opera un lancio per Canè che di testa prova ad allungare verso Mariani, ma il pallone è conquistato dai giocatori laziali che ripartono con Manservisi. Il passaggio per Chinaglia, attenzione, limite dell'area, Chinaglia fermato, l'arbitro dice che c'è un fallo di Damiani, sì, ecco, vediamo inquadrato Damiani, chiedo scusa, viene redarguito dall'arbitro. Ecco, intanto vorrei fare una precisazione, intanto che siamo in telecronaca, e ogni tanto qualcuno su YouTube commenta ma giochi sempre allo stadio olimpico, gli arbitri hanno la giacchetta rossa, qualcuno è cinese, qualcun altro arbitro è di colore, e discutevamo proprio ieri di questa cosa con l'amico, l'avvocato Renato Camaggio, anche lui mi diceva peccato che purtroppo non si possono cambiare queste impostazioni, diciamo che volendo si potrebbero anche cambiare, ma questo vuol dire adoperarsi e perdere del tempo, cosa che francamente Roberto Valentino non ha, e quindi ci teniamo queste impostazioni, giochiamo con queste impostazioni, ripeto, si possono cambiare, ma vuol dire entrare nelle cartelle, se non sei capace rischi di fare grossi danni, non è che tu puoi scegliere l'arbitro così come puoi scegliere la casacca della squadra, il colore eccetera eccetera. Sugli arbitri ad esempio non si può intervenire, non c'è la modalità per cambiare la casacca dell'arbitro piuttosto che la nazionalità, prendi quello che arriva, qualche volta arriva l'arbitro con la casacca nera e qualche volta con quello colorato e così via. Dunque ripeto, sono impostazioni che bisogna cambiare entrando nelle cartelle, sono operazioni abbastanza delicate, e poi ripeto, ci vuole veramente del tempo. Intanto Carmignani su Chinaglia, cosa che Roberto Valentino non ha, quindi accontentiamoci di questo, che insomma credo sia comunque tanta roba. Il cross, il colpo di testa di Chinaglia, la deviazione che, vediamo se c'è calcio, no, allora non c'è stata la deviazione, la palla è finita sulla traversa da sola, pensavo ci fosse stato il tocco di Carmignani, ma questo non è successo, attenzione Canè, perde palla grazie all'energico intervento di Nanni, quindi Napoli che prova a ripartire, Napoli che sta cercando di allentare il gioco, la velocità dei laziali con questi passaggi, adesso c'è questo lancio, Napoli dunque che tende ad addormentare il gioco, cosa che la Lazio assolutamente non vuole, una Lazio che gioca un ottimo calcio basato sulla velocità, Napoli invece che cerca di risolvere la situazione con la bravura dei singoli. Garlaschelli, il passaggio per Nanni, questi a Polentes, troppo lungo, pallone che esce, il fallo laterale, dunque si riprende con il Napoli Esposito. Una Lazio che ha fatto veramente un campionato degno di nota,
così come il Milan che è in testa alla classifica, un Milan che arriva dalla vittoriosa partita di Coppa delle Coppe che gli ha permesso appunto di alzare il trofeo sotto il cielo di Salonicco, un cielo nero, una partita su terreno reso quasi impraticabile dalla pioggia caduta. Ero presente, posso testimoniare che non è stato semplice non solo per il Milan ma persino per gli inglesi che sono abituati a giocare sui terreni pesanti. Un Milan che inizialmente aveva chiesto il rinvio della partita, cosa che non è avvenuta, e dunque vedremo in che condizioni affronterà il Verona domani, domani ci sarà Roma-Juventus, altra partita veramente delicata che vale uno scudetto, così come questa. Lazio che ha assolutamente bisogno di portarsi a casa una vittoria per continuare a sperare, e sperare soprattutto in una sconfitta rossonera a Verona, cosa che è praticamente quasi impossibile. Ma il pallone è rotondo, il campo è quadrato, però è veramente remota la possibilità che il Milan possa perdere in quel di Verona. Ecco, qui ci sarà qualcuno che commenterà, attenzione, intanto Masservisi, il tiro, la grande risposta di Carmignani, grandissima occasione per la Lazio con Masservisi. E dicevo, intanto finisce il primo tempo e allora proseguiremo questo discorso all'inizio del secondo. Napoli e Lazio 0-0. Dunque 0-0 il primo tempo, con la Lazio diciamo leggermente più attiva rispetto al Napoli, una partita tirata come si può immaginare, poiché ripeto in palio c'è qualcosa di veramente importante e la banda di Maestrelli dobbiamo dire che ha fatto un campionato incredibile. Se pensiamo che l'anno scorso era in Serie B, quest'anno sta lottando per lo scudetto negli ultimi 90 minuti. Giorgio Chinaglia è diciamo quello più attivo, ma Carmignani già ha fatto vedere qualcosa di importante, ha detto di no per il momento a tutte le offensive laziali che, ripeto, non sono state tantissime. Vedremo se nel secondo tempo ci sarà da commentare qualcosa di più agonistico, diciamo, di quello che abbiamo visto in questo primo tempo, dove a mio avviso l'ha dettata la paura, la tattica principale. Un Napoli che è apparso anche un po' spigoloso, alcuni interventi sono veramente energici, ecco, chiamiamoli così, sia da parte del Napoli che da parte della Lazio. Insomma, vedremo se il secondo tempo sarà più bello di quello che abbiamo visto in questi primi 45 minuti. Bene, allora mi dicono che le squadre stanno tornando in campo, la linea a te Bruno. Dunque, riprendiamo la linea qui dallo stadio San Paolo per questo secondo tempo tra Napoli e Lazio. Lazio che manovra, Garlaschelli, Polentes, Rececori, Manservisi, ottimo il suo tiro allo scadere della prima frazione di gioco. Dicevamo, quando ho detto che è quasi impossibile che Milan possa perdere a Verona, ho detto, ecco, ci sarà qualcuno che scriverà il commentino sarcastico, come no, eccetera eccetera. Ma attenzione, c'è questo tiro di Chinaglia, ma noi ovviamente siamo nel 73, siamo nel 20 maggio del 73, le partite non sono ancora state giocate, ragion per cui dobbiamo ragionare con quella testa, con la testa del cronista, che assolutamente non sa che Milan conoscerà la debacle, la sconfitta più amara della propria carriera, 5-3 della propria storia. Dunque noi siamo neutrali, una neutralità dettata dal tempo in cui stiamo rivisitando queste partite, e voglio dire, durante Napoli-Lazio nessuno si aspettava una sconfitta così cocente, se non alla fine del primo tempo, quando Bortoluzzi dà, attenzione, intanto Napoli ha provato ad attaccare da la linea Verona e Ameri lascia tutti di stucco dicendo appunto il risultato alla fine del primo tempo. Vedremo se si ripeterà quel successo del Verona, se Milan vincerà o pareggerà. Milan
con una vittoria e Milan con una vittoria sarebbe campione d'Italia, vedremo come andrà a finire. Fatto sta che noi siamo imparziali come sempre lo siamo stati, soprattutto quando si parla di grandi squadre, Milan, Inter e Juventus, siamo al massimo di imparzialità. Abbiamo Roberto Valentino, non lo ha mai nascosto, è tifoso del Milan, ma quando il Milan gioca su PES Graffiti uguale alle altre squadre, il Milan giocò la finale di Coppa Italia Remake 76-77, partita giocata, curata da Roberto Valentino, è partita persa dal Milan. Milan che gioca la Coppa dei Campioni, la finale di PES Graffiti contro la Fiorentina e perde, partita giocata e curata da Roberto Valentino, questo proprio per essere il più possibile credibili. Chiedo scusa, è andata via la linea mentre parlavamo, dicevo, è un fatto di credibilità, cosa alla quale PES Graffiti tiene davvero tanto nella persona di Roberto Valentino, che ripeto gioca e monta le partite. Se Milan vince è un bene per i tifosi, i simpatizzanti rossoneri, se vince la squadra avversaria è un bene per i tifosi e i simpatizzanti della squadra avversaria. Questo vuole solo essere un pretesto, questa pagina, per riproporre il calcio vintage, il calcio degli anni passati che tanto abbiamo amato. Poi chi vince vince, va bene così. Pogliana ha provato a disturbare Frustaluppi senza successo, che ha crossato ma non ha trovato nessun compagno per il tap-in verso la porta difesa da Carmignani. Attenzione Mariani, il passaggio ancora per Pogliana. Esposito dentro per Canè, attenzione Canè al limite, Canè si gira, cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, l'appoggia su Bruscolotti, Bruscolotti si ferma. Damiani, ancora Damiani, attenzione Panzanato al limite, prova la conclusione murata, poi ancora Pogliana recupera il pallone, il tocco per Giuliano, il capitano elude l'intervento di un difensore della Lazio, Lazio che adesso si distende, Manservisi, Rececconi. Ecco, rivediamo il fallo intanto sul centrocampista laziale. Frustaluppi alla battuta. Martini, attenzione, Martini, 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 Manservisi, il tiro, il palo e poi non riesce a buttarla dentro. Garlaschelli, attenzione, Polentesi, ottimo momento della Lazio, Giuliano in tecla addirittura, l'arbitro richiama Giuliano, troppo energico in questo intervento il capitano napoletano, rivediamo l'intervento su Polentesi, calcio di punizione per la formazione laziale, Frustaluppi sul pallone, il cross al centro allontana la difesa partenopea, poi ancora Nanni, attenzione Nanni, Nanni è un buon tiratore dalla distanza, Rececconi, fermato, può ripartire il Napoli, Canè, Canè deve aspettare qualche compagno, poi trova Mariani, attenzione Mariani, perde troppo tempo, recupera Canè ma non basta, Chinaglia. Rececconi, la Lazio ci crede, spinge sull'acceleratore, attenzione Chinaglia. Frustaluppi, Frustaluppi il tiro, la grandissima risposta di Carmignani che si sta superando in questa partita, interventi davvero prodigiosi da parte dell'estremo difensore partenopeo, rivediamo, molto bella questa parata, calcio d'angolo, Garlaschelli alla battuta,
Attenzione, palla dentro, allontanano i difensori partenopei, recupera Chinaglia, attenzione Chinaglia, c'è Rececconi, riceve Rececconi, cerca lo spazio, poi prova la conclusione, Murata, Wilson. Wilson in lotta con Canè che ha la meglio, il controllo da parte del brasiliano, poi il tocco all'indietro per Giuliano, da questi a Panzanato, Mariani, Damiani, attenzione, ottima l'apertura verso Esposito, Esposito, c'è l'intervento di Martini e francamente un po' dubbio, ci sono stati fischi da parte del pubblico, la Lazio è ripartita subito, non si è fermata, Esposito, intervento davvero dubbio questo di Martini, Frustaluppi, Manservisi, Rececconi, ancora Manservisi, il cross verso Frustaluppi, Giuliano, controllo spettacolare da parte del capitano che poi manda la palla in fallo laterale, manca ormai poco al termine di questa partita che la Lazio ha cercato di far sua in ogni modo, ma ha trovato veramente un Napoli che si è difeso. Attenzione, Damiani sta rischiando il secondo richiamo da parte dell'arbitro, non ci sta Damiani in questi casi, è meglio tacere. Sempre su Rececconi, ecco l'intervento che non è particolarmente cattivo, Damiani dice guarda bene perché io sono andato sul pallone, però l'arbitro ha giudicato falloso il suo intervento, calcio di punizione, Frustaluppi opera il passaggio per Rececconi, Chinaglia, attenzione il tiro, la parata ancora una volta di Carmignani. Lazio che in questo secondo tempo è andata all'assalto ma senza fortuna, Napoli che si è difeso con il coltello tra i denti. Altro calcio di punizione che rivediamo, questa volta è Giuliano che ha subito il fallo da parte di Frustaluppi che se la prende con l'arbitro, e vabbè, è sempre così. Nessuno fa piacere essere fermato e sanzionato con un calcio di punizione. Napoli all'attacco, Damiani, Bruscolotti, fermato il terzino napoletano, Lazio che prova a ripartire con Polentes, in difficoltà Polentes, attenzione, gli ha rubato palla Giuliano, la mette dentro il tiro e poi Carmignani risolve tutto, pasticcio da parte del difensore laziale Polentes che poteva costare caro alla Lazio che adesso si porta in avanti, recuperano però il pallone i partenopei, Zurlini, Pavassori, arbitro che controlla il cronometro, partita che la Lazio ha provato a vincere ma senza fortuna, attenzione c'è questo lancio che non trova nessun laziale, poi l'uscita di Carmignani che risolve tutto, il rinvio. Vi ricordo che domani la pagina trasmetterà la seconda delle tre partite, ovvero Roma-Juventus, anche quella ovviamente del campionato 72-73, partita che anche la Juventus cercherà di vincere. Attenzione Lazio che spinge con Frustaluppi, il tiro, ancora la parata da parte di Carmignani, palla che danza pericolosamente nell'area napoletana ed è finita al San Paolo, Napoli-Lazio 0-0, a te la linea Nando. È finita 0-0 questa prima partita delle tre che ricordiamo, Napoli-Lazio che abbiamo appena visto, domani trasmetteremo Roma-Juventus e lunedì Verona-Milan. Dunque il secondo tempo ha visto un grande protagonista, Carmignani, che si è prodotto in interventi veramente notevoli, tre su tutti, quello sul tiro di Manservisi, su quello di Frustaluppi e sull'ultima occasione di Chinaglia. È stato un Carmignani veramente
veramente superlativo quello che hanno applaudito i tifosi napoletani. La Lazio non può recriminare veramente su nulla, ha fatto quello che doveva fare. Dunque la classifica dice Milan e Lazio 44 punti e adesso vedremo se la Juventus domani riuscirà a cogliere quella vittoria che le potrà permettere il momentaneo balzo in testa a questa classifica tutta particolare, per poi vedere la reazione del Milan in quel di Verona. Bene, a questo punto non ci resta che cedere la linea alla pagina, vi diamo appuntamento a domani con la seconda partita Roma-Juventus. Dalla Vaterdinando Martellini è tutto, buona serata.